possibili, molto più o meno condivisibili, ma il fulcro di questo libro, l'assunto fondamentale su cui si impianta il ragionamento che il professor Valori ci propone, è l'intelligence come essenza del fare politica. Io credo che sia questo il cuore del problema e mi sento di condividere anche la sollecitazione che nel corso dello scritto emerge della necessità di una sempre maggiore capacità politica, in particolare nelle relazioni internazionali. Vedete, io credo che, e questo si coglie nel libro, ma è su questo che voglio soffermarmi in particolare, noi siamo in presenza di sconvolgimenti enormi sulla scena globale. E ovviamente dopo la fine del bipolarismo, e una parte significativa della riflessione storica di questo libro è legata anche all'epoca nella quale sostanzialmente il pianeta era regolato da un ordine, quello appunto bipolare, che venuto meno ci ha consegnato uno straordinario disordine nel quale ancora siamo immersi, questa è ovviamente la mia opinione, un disordine che peraltro è certificato anche dalla crisi di quei luoghi che dovevano essere i luoghi della governance globale, penso alla crisi delle Nazioni Unite, ma penso anche alla crisi di contesti più istituzionalizzati come l'Unione Europea. E questo ha un impatto non da poco, non marginale, anche perché tutti i quadranti del pianeta, il libro lo osserva in maniera specifica in una parte delle sue riflessioni sulla geopolitica, tutti i quadranti del pianeta in questo momento, in virtù della incapacità di costruire un nuovo ordine mondiale, sono scanditi da una serie di crepe, di conflitti e soprattutto da una serie di scontri per definire le nuove gerarchie, per definire l'ordine delle gerarchie. E dunque, in una fase come questa, che ovviamente per ragioni di tempo io soltanto sommariamente richiamo, noi abbiamo innanzitutto un'esigenza. Primo, quello di definire bene qual è il nostro interesse nazionale. Secondo, di avere la capacità di fare delle scelte selettive, delle scelte essenziali, di capire quali sono le nostre priorità, e soprattutto dobbiamo essere consapevoli che tocca a noi assumerci delle responsabilità in uno scenario di questa natura. Ecco allora che il ruolo e la funzione dell'intelligence diventa cruciale rispetto ad obiettivi di questa natura. E diventa cruciale perché diventa uno strumento di conoscenza e di costruzione appunto della definizione dell'interesse nazionale, della individuazione delle scelte essenziali e appunto selettive, che basta dare uno sguardo a ragione folle al quadrante che ovviamente è quello privilegiato, quello al quale si deve prioritariamente rivolgere l'attenzione del nostro paese, che è appunto il quadrante del Mediterraneo, un quadrante che noi ci eravamo abituati a leggere in un modo che oggi è completamente sconvolto. Io penso che noi fra qualche anno dovremo buttare tutti i nostri libri di geografia sui quali abbiamo imparato a conoscere anche i nomi degli stati, i confini, perché in questo momento si sta ridefinendo anche la geografia di quest'area, dovrebbe questo aspetto venga, non venga trascurato, è una realtà nella quale appunto la partita in gioco, la posta in gioco è quella di definire appunto nuove gerarchie, è scandita da uno scontro interno al mondo islamico che condiziona non poco gli sviluppi anche della ricerca geopolitica, penso allo scontro tra sciiti e sunniti,
e in questo contesto ha trovato consistenza una offensiva terroristica che ha caratteristiche assolutamente nuove e inedite rispetto a quelle che storicamente noi eravamo abituati a conoscere, nel senso che è la prima volta che noi ci troviamo di fronte a un'offensiva terroristica che riesce a tenere insieme una capacità di guerra simmetrica, quella tradizionale, quella nella quale che si combatte con gli eserciti, con una guerra asimmetrica, che è quella dell'offensiva e dell'attentato terroristico, perché per la prima volta un'offensiva terroristica si nutre di un progetto politico statuale che noi non avevamo mai conosciuto nella storia del terrorismo con cui abbiamo fatto il corso. Ora potete immaginare uno scenario di questa natura, nella di fronte al compito di perseguire obiettivi ai quali facevo riferimento, quanto sia importante il ruolo della funzione. Qui ha ragione Foglia di dire, nel richiamare il ceto politico, le realtà istituzionali, a trarne le dovute conclusioni da questa consapevolezza. Il ruolo e la funzione dell'intelligence appunto come strumento di conoscenza e come strumento fondamentale per definire una lotta di cui dobbiamo essere protagonisti. E quando dico questo, penso alle descrizioni dei diversi capitoli che in questo libro viene fatto in ciascuna realtà. E naturalmente il mio pensiero si rivolge soprattutto a quella che secondo me è la prima, credo secondo tutti noi, la questione che più di ogni altra ci sta a cuore. Perché, come io dico sempre, dice il sangue nostro, mi riferisco alla crisi libica, intanto perché nel definire appunto l'interesse nazionale la prima cosa da dirci con chiarezza è che noi non possiamo permettere che a 400 km da casa nostra si possa realizzare una nuova Somalia, e ahimè la crisi libica rischia di prendere quella china per come si va a sviluppare. In secondo luogo, perché noi abbiamo un interesse concreto che sono le risorse energetiche che lì hanno fatto, noi attingiamo una quota significativa del nostro, per soddisfare il nostro fabbisogno energetico. E poi c'è questo grande problema dei flussi migratori. Proprio in queste ore, mentre noi siamo qui, forse giungono notizie un po' incoraggianti dal vertice che si sta svolgendo del Consiglio europeo nell'incontro con la Turchia, ma noi sappiamo benissimo che la instabilità della Libia è una spada di Damocle sulla nostra testa, anche in relazione all'utilizzo che dei flussi migratori da quella parte si potrà fare. Io voglio cogliere questa occasione anche per dire che secondo me riflettere anche sulle ragioni per cui si è giunti a questo punto della vicenda libica è utile anche per capire che fare. Ed io, che considero, come credo tutti voi, assolutamente sciagurata la scelta che fu fatta nel 2011 di decidere sull'onda di questa iniziativa francese e inglese di fare questo affondo militare sulla Libia, al quale l'Italia si accodò, a mio avviso non poteva fare altrimenti, questo lo dico con estrema chiarezza, anche se so di essere controcorrente, ma francese non possiamo discutere, ma sicuramente c'è stata una gravissima responsabilità nella gestione del dopoguerra, avendo abbandonato se stesso quel paese e non essendosi assunto fino in fondo la responsabilità. E giustamente Obama, in questa intervista che ho fatto qualche giorno fa su questa rivista, oltre a rilevare la follia della decisione francese e inglese di fare questa guerra, richiama tutti noi anche all'atteggiamento avuto soprattutto nel dopoguerra. Oggi lo scenario libico si presenta in una
quadro estremamente frammentato, estremamente una vera e propria zona franca. Tra l'altro vale la pena ricordare che io sento sempre che la definizione della Libia come un failed state, uno stato fallito. La Libia non è mai stato uno stato, storicamente è sempre stata una confederazione di tribù che riusciva ad essere tenuta in piedi dalla gestione, diciamo, quadriennale di Gheddafi, e anche della consistente ricchezza energetica del paese, della sua contenuta di abitanti su un terreno un ampissimo spazio, e dunque il processo di stabilizzazione politica della Libia, che è l'unica vero obiettivo che noi ci dobbiamo porre appunto nella logica di privilegiare l'interesse nazionale, non può non essere anche un processo di costruzione, di vera e propria costruzione dello Stato. Ed in questo quadro, per riprendere anche alcune riflessioni contenute sia nel libro sia nelle considerazioni che venivano precedentemente fatte, io penso che sia da escludere un intervento militare. Quindi io sono convinto che un intervento militare in Libia, lo dico perché c'è stata anche in queste settimane tante discussioni, 5.000 uomini, 6.000 uomini, dare i numeri ormai di questi tempi è un'attività, diciamo, molto diffusa, e la mia opinione è che un'iniziativa di questo tipo provocherebbe soltanto un inasprimento della crisi libica, e quello che è peggio, noi consegneremmo la Libia nelle mani di Daesh, nelle mani che ha puntato sulla Libia e aspetta gli errori occidentali, facendo anche che sono quelli che sono stati fatti nel passato, per poter fare l'affondo che oggi ancora non riesce a dare in Libia, perché in Libia c'è un insediamento terroristico preoccupante che va contenuto, che va sconfitto, e secondo me un insediamento che può tendere ad essere sempre più consistente mano a mano che ISIS perde terreno in Siria e in Iraq. E dunque non vorrei in alcun modo che venga sottovalutato questo aspetto, ma va anche detto che l'operazione fatta in Siria dai terroristi Daesh, e cioè di reclutare le organizzazioni più radicali all'interno di Daesh in Libia, non sta ancora crescendo, perché i libici, anche nelle loro rappresentazioni più radicali, sono molto fermi nel respingere una dittatura straniera, una presenza straniera. E in questo senso, dunque, un intervento militare che illusoriamente porterebbe la stabilità in Libia, in realtà produrrebbe effetti esattamente contrari. Che fare allora? Ecco, ruolo dell'intelligence e ruolo, e concludo, il ruolo della politica e capacità di crescita della politica. Occorre perseverare nella ricerca di un accordo in Libia, tenendo presente che c'è un'iniziativa in questo momento che ha individuato un possibile governo unitario. Noi stiamo lavorando perché questo governo unitario possa ricevere il consenso del Parlamento di Tobruk, che possa insediarsi a Tripoli, e naturalmente abbiamo bisogno di un interlocutore istituzionale, non che legittimi un intervento unitario, perché in questi giorni la cosa che mi è sembrata si leggesse sui giornali che tutti noi stiamo aspettando che nasce il governo unitario, perché il governo ci deve chiedere di fare l'intervento militare, e finalmente potremo fare l'intervento. Non è così. Noi abbiamo bisogno di un interlocutore istituzionale per poter metterci a disposizione della Libia e dei libici per qualsiasi azione di supporto che viene ritenuta utile e necessaria, compresa un supporto
capacity building finalizzata a formare il nuovo esercito, a dare un supporto per la sicurezza della cittadinanza. Questo è il nostro progetto, contestualmente monitorando la presenza terroristica in quella parte del paese e contemplando e prevedendo, laddove si rendessero necessarie, iniziative di una coalizione che già esiste contro il terrorismo e che lì deve agire in assoluta sintonia con il regime. Questo è il quadro che, ma ai fini di tutto questo, potete immaginare quanto sia importante il lavoro di conoscenza, di costruzione, di monitoraggio, e che è una prerogativa tipica dei servizi di intelligence, appunto, che hanno questo modo, che hanno queste nuove caratteristiche e che ci mette anche nelle condizioni, e veramente concludo e vi ringrazio, anche di cogliere gli elementi di novità, perché in questo quadro così problematico, in questo quadro così difficile, ci sono anche dei segnali interessanti che vengono avanti e sui quali noi dobbiamo costruire una prospettiva di costruzione in questo quadrante di un nuovo ordine. Penso innanzitutto al fatto che finalmente dopo 5 anni in Siria si è aperta una fase di cessate il fuoco. Questa decisione, vedremo quali saranno gli sviluppi di questa decisione russa per ritirare le truppe dalla Siria. C'è un tavolo di trattativa che sta andando avanti, che per il momento sta reggendo. È importante che questo processo venga intensificato. C'è stato l'accordo, e qui stimolo il professor Valori, c'è stato l'accordo sul nucleare in Iran. Io credo che se noi sappiamo gestire gli effetti di questo accordo, può rivelarsi un ulteriore contributo alla stabilità. Gestire le conseguenze di questo accordo significa, per esempio, evitare che si alimenti un'azione di isolamento di Israele, che sarebbe un errore fatale. Lo dico perché anche nella mia parte politica spesso c'è una particolare sensibilità su quel, compresa questa scelta di fare il boicottaggio dei prodotti israeliani, compreso questa idea unilaterale di riconoscere lo Stato palestinese, che sono tutti ingredienti che incoraggiano le forze creazionali all'interno di Israele e non aiutano un processo di consolidamento di una sensibilità verso la ripresa di un'iniziativa di pace per la parte del mondo e anche per gestire gli effetti dell'accordo nucleare sull'Iran. C'è la Tunisia, che è un esempio di come si può tenere insieme anche su un terreno democratico il mondo islamico, anche quello su posizioni un po' più radicali. C'è, non a caso, la Tunisia è in questo momento l'obiettivo principale dell'offensiva terroristica, proprio perché si vuole dimostrare che questa ipotesi non è possibile. E fino ad ora anche il fatto che prevalentemente non sta passando l'idea che si rimette riparo a questa situazione alimentando uno scontro di civiltà e Occidente contro l'Islam, perché questo sarebbe il modo migliore per alimentare soltanto il peggiore virus di questa gente. Tutto questo sono ingredienti che incoraggiano e spiegano quanto sia importante e fondamentale il ruolo dell'intelligence per costruire una rotta politica, per costruire un nuovo protagonismo, per costruire, come dice citando uno delle persone a cui è dedicato questo libro, dal quale ci lega un affetto profondo personalmente, un particolare affetto, penso a Francesco Cossina, che ci aiuta a condividere con lui la convinzione che noi dobbiamo essere sempre di più italiani per scelta. Di sicuro anche sotto l'effetto di una speciale cordialità che ha nei confronti di Pescara e dell'Abruzzo, ci ha fatto dono di una fotografia, di uno spaccato che ci aiuta anche nel capire quello che accade in seguito. Davvero grazie. Nicola, adesso il punto di vista del presidente della sesta sezione, quella che viene rubricata
come la sezione che si occupa di economia. Ed è importante che adesso ci sia la parola di Santoro, presidente della terza sezione, della sesta sezione del Consiglio di Stato, poiché possono entrare in campo anche diritti soggettivi e interessi legittimi davanti ad un'azione, diciamo, non proporzionata dei servizi di intelligence. Io in una pagina del libro ho anche trovato, per esempio, una disamina della coppia tematica rischio e minaccia. Quando è che si deve scuotere la categoria del rischio e della minaccia, che non fanno parte del conosciuto quotidiano? Cioè, una questione proprio di precipua competenza, e che secondo me ci fa bene assumere quasi a confidenza, sapendo che se c'è una sicurezza dal punto di vista geopolitico, noi abbiamo modo anche di rendere certa l'intrapresa economica anche delle nostre imprese. Io conosco imprese abruzzesi che avevano programmato, erano andati oltre la programmazione con l'interfaccia dell'altra parte, poi il disordine che è intervenuto ha bloccato anche gli accadimenti economici coincidenti con le loro iniziative, per dire come c'è anche un dato di concretezza. Presidente Santoro, prego. Grazie. Io mi ricordo nelle premesse che ovviamente do per scontate alla relazione di chi mi ha preceduto, in particolare del senatore Latorre, che condivido totalmente. Accetto soltanto che l'ipotesi militare, che sicuramente è deprecabile, potrebbe avere soltanto un ambito, quello di protezione dei nostri interessi economici nella Libia, la difesa delle nostre linee petrolifere, che sono attualmente difese da contratti. Quindi l'aiuto ai contratti potrebbe essere una scusa, ma ripeto, è uno scenario assolutamente deprecabile, pericolosissimo per la nostra sicurezza interna, perché avrebbe sicuramente uno scenario ad una possibile reviviscenza della possibilità di attentati in Italia, e quindi è sicuramente un argomento da scartare. Adesso vediamo, siccome il mio compito naturalmente venendo dal Consiglio di Stato e parlando soprattutto di diritto, qual è l'atteggiamento del governo, proprio il punto di diritto sull'argomento Libia e sull'intervento. Ecco, noi abbiamo avuto una opinione preliminare molto netta del capo del governo. L'invio di un corpo di spedizione in Libia è stato archiviato sulla base di tre premesse, di tre condizioni la cui realizzazione congiunta è, a mio avviso, assolutamente impossibile. Quali sono i tre paletti che il Presidente Renzi ha individuato per condizionare un possibile intervento in Libia? Innanzitutto un'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, poi la richiesta da parte di un governo libico di unità nazionale, che ovviamente non esiste, come sappiamo, perché ne esiste anzi esistono due governi e molte tribù, e il via libera del nostro Parlamento. Sono tre condizioni assolutamente irrealizzabili in questo momento storico. Il governo si è mosso immediatamente il 10 febbraio 2016 con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è stato segretato, quindi non ne parleremo soltanto come si parla del Ministero dello Spirito Santo, ecco, però ne parleremo. Ne parleremo però con qualche riferimento concreto. Il meccanismo previsto da questo decreto del febbraio 2016 è l'attivazione del decreto missioni, cioè il decreto legge 174 del 2015, che consente l'invio di personale delle forze armate a supporto della missione di intelligence. Questa procedura è una procedura guidata direttamente da una cabina di regia di Palazzo Chigi. Quindi si è deciso di non restare indietro rispetto ad altre iniziative analoghe che in questo momento sono poste in essere da altri stati europei importanti come l'Italia, cioè la Francia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, che operano sul terreno con missioni più o meno coperte, la cui consistenza in modus operandi attualmente noi non possiamo sapere con esattezza.
Qual è lo spirito di questo intervento delineato dal governo in questo momento storico, peraltro attualmente? È quello della intelligence piuttosto che del peacekeeping. Quindi questa missione che il governo italiano si accinge ad inviare in Libia viene affidata, secondo il decreto di cui faccio di febbraio 2016, all'ARISE, cioè l'Agenzia per l'Informazione e Sicurezza Esterna. E non è assolutamente, questo è da escludere radicalmente, non consiste assolutamente in un intervento volto alla stabilizzazione del paese Libia. Quindi non ha il ruolo di supplenza di un intervento di peacekeeping o di peace enforcement. E in questo viene attivato la norma di questo decreto, di questa legge, che consente al Presidente del Consiglio di emanare disposizioni per l'adozione di misure di contrasto attraverso l'intelligence con la cooperazione di forze speciali di difesa in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini all'estero. Questi argomenti sono mutuati esattamente dall'ipotesi della norma. In questo quadro assumono un elemento fondamentale le cosiddette garanzie funzionali che sono citate in questo acutissimo libro del Presidente Valori. Che cosa sono le garanzie funzionali? Non se ne parla spesso e mi fa specie, parlare di questa sede, perché sono la chiave di volta di una soluzione seppure temporanea del problema attraverso una forma certamente non cruenta, non pericolosa sul piano militare. Al personale dei servizi di sicurezza impegnato all'estero non è concessa, in base a queste regole che sto citando, nessuna licenza di uccidere. Le garanzie funzionali di cui gode il personale impegnato in questa missione non si spingono fino a coprire condotte dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita e l'integrità fisica o la personalità individuale o personale o la libertà morale. Ciò è escluso radicalmente dall'articolo 17 della legge 124 del 2007 che ha disciplinato questo tipo di servizi di intelligence. Quindi non è possibile procedere a uccisioni mirate. Questa estensione delle garanzie funzionali della 124 in base al decreto segretario del febbraio 2016 riguarda anche le forze armate, le parti speciali delle forze armate, ed è una linea operativa decisamente nuova, mai sperimentata finora nel nostro sistema giuridico. Sul piano, qui tra noi ci sono anche dei magistrati, che cosa sono le garanzie funzionali? Le garanzie funzionali sono delle esimenti, delle scriminanti, che riguardano veri e propri reati, ciò che in astratto sarebbe un reato attraverso le garanzie funzionali, non lo diviene, non lo è più. Naturalmente la legge limita questa invocabilità delle garanzie funzionali e c'è una importante distinzione tra attività consentite e non consentite. È importante premettere che queste attività debbano essere legittimamente autorizzate di volta in volta. Non sono applicabili ai delitti che mettono in pericolo la vita o l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone. Ma sono fondamentali queste attività di intelligenza. Queste garanzie funzionali sono poste in essere in relazione ai compiti istituzionali dei servizi di informazione e sicurezza e sono esercitati in attuazione di operazioni autorizzate e documentate secondo un rigoroso protocollo previsto sempre nella legge. È fondamentale in queste operazioni la cooperazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e ovviamente il fine ultimo di causare il minor danno possibile per gli interessi coinvolti. È fondamentale in questo quadro di esercizio delle garanzie funzionali la circostanza che vengono ricondotte ad un dualismo decisionale che non è esclusivamente
del governo, ma è anche dell'autorità delegata da questa, e solitamente potrebbe essere, probabilmente potrebbe essere, la direzione dei servizi di sicurezza. Questo accenno serve semplicemente per sottolineare che lo strumento che scelgo attualmente dal governo è sicuramente il più idoneo a salvaguardare gli interessi nazionali. E quindi sotto questo aspetto io direi che il timore che i miei amici relatori hanno manifestato è un timore sicuramente che è stato prevenuto, è stato sicuramente è stato risolto molto opportunamente dal governo attuando una forma di intervento che sicuramente causerà minori danni di quelli che alcuni critici dell'attività del governo attualmente ipotizzano. Grazie. Grazie Presidente. Stimato Santoro, adesso sentiamo questo giovane ma riuscito imprenditore dell'editoria. Prego, Fiorito, prego. Sì, grazie, buonasera. Sono trovato davvero pochissimo tempo per ascoltare Giancarlo e via Paroli. Io credo che la rilevanza dei temi trattati in questo libro sia emersa tutta negli interventi che mi hanno preceduto. Il nodo dell'importanza dell'intelligence e della geopolitica, due cose che devono stare necessariamente insieme. Il fatto che Valori definisca l'intelligence il nucleo vivo dello Stato angelo custode del potere è spiegato benissimo in questo libro. La necessità di affrontare la complessità nella quale viviamo, quindi anche le sfide della globalizzazione, con strumenti moderni di comunicazione, quindi se si vuole evitare la marginalità dei paesi, del nostro paese. I temi giganteschi della sicurezza, dell'interesse nazionale, del mondo cyber, sempre più reale, come dice Valori in questo libro, e la necessità di inglobare il meglio delle energie intelligenti nel mondo dell'intelligence, quindi l'approccio appunto non solo militare ma anche culturale. Ecco, io credo che se queste sono le questioni e se questa è la rilevanza delle questioni, sia importante anche guardare al nodo culturale del nostro paese, anche questo è emerso negli interventi che ci hanno preceduto, cioè quanto poco sia stato considerato il tema dell'intelligence nel nostro paese e quanto addirittura in alcuni casi ci sia stato anche un grosso pregiudizio nei confronti dell'intelligence. E in questo appunto credo che il lavoro di una casa editrice, il lavoro di un editore sia quello di provare quantomeno a colmare questo deficit di conoscenza, questo deficit culturale. Rubettino è una casa editrice che da moltissimi anni, da più di 15 anni, si occupa di dare spazio a libri che indagano il fenomeno dell'intelligence. Tra i primissimi libri c'è proprio un libro di Francesco Cossiga, l'abbecedario sui servizi di informazione e controinformazione, che è appunto la maniera di Cossiga raccontare in maniera anche irriverente in alcuni casi questo mondo. E poi delle importanti traduzioni come quella di David Steele del 2002, un libro commentato il quale molti autorevoli osservatori si sono chiesti se Bush avesse letto questo libro, se essi fosse potuto evitare il 11 settembre, con una serie di pubblicazioni di taglio universitario, accademico, di collaborazione con importanti fondazioni come la Fondazione INXA o contributi alla conoscenza dell'intelligenza economica come quello di Paolo Savona e tanti altri. Ecco, questo solco è a completamento di questa attività, arriva questo libro del quale davvero sono grato a Giancarlo e Dio Valori per averlo affidato a noi, che appunto anche qui è stato detto in maniera straordinaria con quanta profondità ma allo stesso tempo con quanto sforzo di divulgazione per far capire quanto rilevante sia il tema di cui parliamo. Nel sottotitolo delle finite riflessioni di libertà, proprio perché a volte la libertà è quella che dà la possibilità di trovare l'angolatura migliore per raccontare queste nostre cose. Io credo che con questo libro ci siamo riusciti e per questo sono grato a Giancarlo di Valori. Grazie. Adesso sentiamo il nostro ospite illustre che una volta l'anno ci arricchisce delle sue riflessioni. Giancarlo Elia Valori, voi sapete, è stato un grande manager del nostro sistema paese.
Io l'ho conosciuto quando guidava il colosso di Autostrade per l'Italia e mi rese possibile, guidando questa provincia a 29 anni, l'apertura di un punto completamente automatizzato dell'accesso al sistema autostradale italiano all'altezza della Val di Brata. Non era della provincia di Pescara, ma me ne occupavo perché lo vedevo funzionare al sistema economico. Mi ricordo Valori come amministrava la sua funzione di presidente e amministratore delegato. Da allora capì che me lo devo tenere amichevole, non solo amico. Grazie Presidente, c'è la parola. Grazie ancora a voi tutti, cari amici, queste autorità, gli ospiti, signore e signori, amici, buon pomeriggio a tutti voi, innanzitutto. E grazie per questa partecipazione alla realizzazione di questo mio lavoro sull'intelligenza geopolitica. La riflessione in realtà è molto veramente, se lo concentro, la nuova esperienza. Io sento tanti lettori, cioè la scena di Silva Cucina, le cose reali di Silva Cucina, ma anche il mio maestro Ettore Bernabé alla RAI, quando la RAI era una cosa seria, voi ricordate tutti voi, scusate, ma è la verità, ancora oggi, ma già di 95 anni da Bernabé, vero? Beh, è stato una cosa. Io ringrazio in primo luogo soprattutto il padrone di casa, l'amico di vecchia data, l'ho voluto ricordare, Luciano Alfonso, benissimo presidente di questa regione, non solo per la cortese concessione di questo incantevole Salone dei Marmi, dove è conservata anche questa pregevole statua del famoso scultore Costantino Barbella, intitolato Il Canto d'Amore, ma anche per la sua preziosa partecipazione quale relatore ai lavori, soprattutto di questo. E con lo stesso calore e simpatia ringrazio e saluto gli altri amici del conferenziere, Nicola Latorre, Stefano Folli, Sergio Santoro, purtroppo il nostro amico di Liberto, gli facciamo tanti auguri. Questa notte ha avuto un piccolo incidente durante il Santo Santo e bisogna fare con voi per i quali veramente con eloquenza e indiscussa capacità di analisi hanno approfondito questo appassionato. In conclusione dei lavori vorrei fare un approfondimento a alcuni aspetti di grande qualità, connessa soprattutto anche ad un mondo sempre più reale che oggi rivestono un rilevante interesse transnazionale. E in questo quadro è nato questo mio libro, dedicato a indimenticabili amici come Francesco Cossiga e Fulvio Martini, rispettivamente Presidente Emerito della Repubblica e ammiraglio di squadra, direttore della Lega Sismi, che mira a far conoscere l'importanza dei servizi di informazione e sicurezza intesi come servizi segreti, quali organismi assolutamente necessari sia per difendere o realizzare l'autonomia e la sovranità dello Stato, sia, ma soprattutto, quello per la tutela dell'indipendenza e sulle libere istituzioni. Io ringrazio il relatore, in modo particolare il relatore, di questo voluto sottolineare. Oggi vedete i processi di espansione economica, le trasformazioni geopolitiche stanno creando mutamenti sempre più rapidi, incontrollabili e soprattutto in un quadro sempre più complesso e variegato di rischi e minacce della sicurezza dei sistemi paesi. Assai differente soprattutto rispetto al passato, a causa delle cose, di un mondo sempre più aperto e globalizzato, che rappresenta un mare di opportunità, ma anche e soprattutto un'immensità di pericoli. Perché il sistema economico e sociale dei paesi avanzati è diventato fortemente dipendente dal ciberspazio, cioè da quell'insieme di reti soprattutto e anche di sistemi informativi con i quali vengono erogati servizi dispensabili a cittadini da parte di enti governativi,
dalle infrastrutture critiche, dalle imprese e dalla pubblica amministrazione. La globalizzazione, se intesa come una crescente integrazione tra le economie nazionali secondo regole, sono poste che sono fatte rispettare da unità sopraordinate, è un fenomeno, vedete, non solo già avviato e in reale stile, ma anche e soprattutto necessario e indispensabile, e non solo per assicurare lo sviluppo, ma anche e soprattutto quello per scongiurare pericoli che riguardano la stessa sopravvivenza dell'umanità. Gli stessi fattori che l'hanno promossa sono tecnologici e politici, sono tali che se non seguissero una integrazione economica ordinata potrebbero a rischio non solo lo sviluppo, ma anche e soprattutto quella che è la vita dello stesso mondo. A fronte di una globalizzazione positiva si evidenzia sempre di più davanti a noi lo spettro di una globalizzazione soprattutto di fattori negativi. Questo deriva dai fattori di ordine sia tecnologico che politico. Tutti riconoscono sempre chiaramente che le acquisizioni scientifiche e tecnologiche hanno aperto problemi di misura, di dimensioni mai prima conosciuti nella storia umana. Fai tanti aspetti tecnologici sempre illustrati e chiederebbero molti approfondimento, io vorrei, se voi mi permettete, soffermarmi potenzialmente su quello specificatamente negativo, la comunicazione che pone sfide consentitemi realmente decisive. La cosiddetta democratizzazione informatica, spinta dallo sviluppo della rete, ha finora trascurato l'esame delle implicazioni morali e sociali legate a questo progresso. Perché? Perché non si tratta solo di disciplinare adeguatamente l'esposizione dei minori ai pericoli di Internet. Lo sviluppo delle applicazioni della rete, quali la formazione a distanza e il commercio elettronico, potrà avere delle conseguenze devastanti sui nostri stili di vita se le modalità di questo sviluppo non saranno oggetto di una regolamentazione di impatto internazionale a tutela degli utenti, siano essi sistemi, paesi, società, cittadini. Oltre a questi aspetti, vedete, vi sono anche dei fattori consentitivi di ordine politico, alcuni dei quali indotti a loro volta da un progresso tecnologico che è sempre più evoluto. Pensiamo proprio al fatto che oggi, vedete, c'è la possibilità in tutto il mondo di vedere in tempo reale quello che avviene in altri stati, altri invece politici, in senso stretto. Il tema, ad esempio, vedete, del rapporto tra sviluppo economico e democrazia, tra libertà economiche e libertà politiche, mentre ha favorito la globalizzazione che ha nel contempo creato le premesse soprattutto per una contaminazione di tipo capitalismo patologico e in buona parte soprattutto anche criminale. Quindi risulta evidente che uno sviluppo economico ordinato, integrato, è un fattore fondamentale anche per soprattutto per far crescere la democrazia. Questa è la prima conclusione a cui io vorrei giungere. Il cyberspazio è un mondo virtuale, ormai diventato il luogo di scontro tra competitor e di reperimento di informazioni critiche che possono essere utilizzate da attori che si confrontano soprattutto sui quelli che sono i medesimi segmenti di mercato. Pertanto prevenzione e sicurezza diventano fondamentali. Se si considera, vedete, che qualche anno fa un senatore americano, che ho avuto l'onore di riconoscere, durante un'udienza a porte chiuse con i rappresentanti del Pentagono, aveva lanciato un allarme sul possibile rischio di pirateria hacker, cioè elettronica. Tutto scaturiva da una serie di attacchi cibernetici, ovvero sia informatici, ad installazioni militari di grande importanza. Beh, questo senatore non è che avesse delle previsioni, purtroppo delle aspirazioni presidenziali ho visto che
Leone Sforza si è ritirato. Quando c'è vigilanza capita questo. Questi attacchi rappresentano, vedete sulla esperienza, dei tentativi di sovrattaricare, affaticare, mettere a fuoco, uso magari per qualche ora un certo numero di sistemi, soprattutto anche di nodi informatici. E qui mi riferisco nello specifico ad una guerra virtuale che non utilizza armi da fuoco di distruzione. Ma vedete, è altrettanto pericolosa perché il suo obiettivo non è solamente militare, ma principalmente economico, finanziario e industriale. Oggi i sistemi informatici ormai governano, vedete, non solo le piattaforme di lancio dei missili, ma anche le torri di controllo degli aeroporti, i rifornimenti di carburante, il sistema dei trasporti, il sistema bancario, ma soprattutto anche la nostra vita quotidiana. Prima della caduta del muro di Berlino esisteva un importante apparato umano-tecnologico indirizzato ad acquisire informazioni militari sostenuto da un complicato gioco di alleanze convergenti di due grandi blocchi, io ne parlavo spesso in blocco del nostro amico Rossini, est e ovest, che si concentravano militarmente sul terreno gli uni contro gli altri. Bene, i due grandi blocchi, a seguito della caduta del muro di Berlino, si sono frantumati, dando vita a una sorta di tutti contro tutti, dove il campo di battaglia è diventato oggi il giro di battaglia. Grazie, scusate. Cyberspazio è in sostanza un luogo, consentitemi, di erranza virtuale in cui le culture interagiscono le uno contro le altre attraverso dei quinti sopra dei rapidissimi flussi di informazione e o di moneta virtuale, dove però c'è anche una vasta rete di tecnologie in grado di mettere in pericolo anche quelle che sono soprattutto gli equilibri del planeta. Allora, si assiste quindi a che cosa? Si assiste a quella che è la irresistibile corsa ad un'evoluzione informatica che va disegnando gli assetti geostrategici globali. La velocità, vedete, con cui Internet si è andato diffondendo negli ultimi 20 anni non può non attirare l'attenzione dei decisori nazionali e internazionali, soprattutto in quella che è l'elaborazione strategica imposta sulla gestione delle criticità derivanti soprattutto dalle caratteristiche intrinseche della nuova e quanto mai delicata dimensione su cui vanno strutturandosi le minacce contemporanee e conseguentemente le politiche anche che sono quelle di sicurezza nazionale. In questo scenario, credo, la dimensione cibernetica assume inesorabilmente un peso specifico, nuovo, giocando soprattutto che cosa? Giocando un ruolo sempre più determinante nei confronti di queste potenze. E qui, consentitemi, emerge chiaramente la necessità, io ho voluto dirlo nel mio libro, di identificarla come un nuovo dominio delle relazioni internazionali, poiché da esso dipende l'intero sistema delle infrastrutture critiche di uno Stato, da quelle energetiche, delle comunicazioni, dalle gestioni soprattutto del sistema etico e trasporti al sistema finanziario. Vedete, non da meno i comandi militari e i network di controllo dipendono dallo spazio cibernetico, così come la maggioranza delle tecnologie avanzate dei moderni campi di battaglia, dalla raccolta delle informazioni ai sistemi di elaborazione dati, dall'utilizzo di satelliti sui campi di battaglia al crescente sfruttamento di mezzi, soprattutto da combattimento autonomo, fino alla strumentazione militare in grado soprattutto quello di identificare autonomamente gli obiettivi e molto altro.
Vedi, su questo, caro Stefano, devo dire, io sono certo, sì, io amo il dialogo, di cose, e King Yumil, il padre di queste cose, le pensa tutte molto bene, era molto attento. Parlo della Corea del Nord, dove ho avuto varie frequentazioni di dialogo. Queste considerazioni spiegano il dibattito sviluppatosi in questi ultimi 20 anni in molti stati sulle potenzialità dell'intelligence come strumento strategico a disposizione dei governi per l'assunzione di quelle che sono le decisioni dirette alla valorizzazione delle potenzialità competitive, soprattutto del sistema paese. Noi italiani ci siamo mossi con molto ritardo. E ora, è vero, caro Nicola, stiamo tentando di recuperare, non a caso in una recente conferenza il nostro amico comune, il senatore Marco Minniti, sottosegretario di Delega Intelligence, ha detto che in Italia c'è una sottovalutazione della minaccia cibernetica, soprattutto da parte delle aziende, mentre si registra un aumento parasussistico dei reati informatici. In questa circostanza è stato ribadito che Cyber Security rappresenta un'opportunità, soprattutto per fare sistema tra pubblico e privato, tenuto conto che le nuove tecnologie soprattutto si diffondono rapidamente e bisogna saper cogliere i vantaggi minimizzando soprattutto anche quella che è la vulnerabilità. E a questo proposito è stato rammentato che altri paesi, per esempio come Giappone, Stati Uniti, hanno già cominciato un cammino di condivisione tra aziende e istituzioni, in cui queste ultime hanno creato un ambiente sicuro e affidabile per lo scambio di informazioni e conseguente difesa di infrastrutture critiche. E qui soprattutto un po' la base, forse voglio citare un esempio, per forza, Israele. È difficile vedete, non prendere atto di quanto siano strette le continuità tra politica economica e sicurezza. E nego sempre che la forza dell'intelligence rappresenta, credetemi, un vantaggio cui non siamo molti paesi con i quali adattarli a sinistra. La mancata e efficiente utilizzazione di questa leva credo che può determinare sensibili limitazioni delle potenzialità competitive del sistema paese. Questo rischio, vedete, è particolarmente grave nell'attuale situazione di crisi economica, che ha effetti rilevanti in termini di riduzione di spazi di accesso al credito e di erosione dei margini di redditività delle imprese, esponendole a quelle che sono, consentite, le mine espansionistiche di competitor stranieri o anche dei gruppi multinazionali. Io ricordo che gli investimenti e le partecipazioni straniere nelle nostre imprese sono spesso finalizzati alla sola acquisizione dei know-how, oppure indebolire l'autonomia del paese in ambiti economici. Noi siamo di fronte sicuramente ad attività che almeno in parte hanno un carattere legale, e questo è un aspetto piuttosto delicato, perché naturalmente queste possono comunque indebolire gravemente le capacità competitive del sistema industriale e costituire una minaccia anche per quello che è la sicurezza nazionale. In questa situazione l'intelligence non è l'unica leva nazionale, si possono per esempio vietare alcune attività facendo ricorso allo strumento, come diceva, legislativo, attraverso una nuova legge della prevenzione e la repressione della corruzione ai fini della protezione delle aziende dallo spionaggio industriale e dalla vendita di informazioni sensibili, soprattutto da parte di dipendenti infedeli a cui rischio sono esposte anche le banche. Vedete, anche lo spionaggio industriale è un aspetto sempre più rilevante nella competizione globale in diversi paesi, determina anche soprattutto una crescente
compenetrazione tra attività delle imprese a quelle dell'intelligence. Vedete, si tratta di un'attività che depaupera quella che è la capacità di innovazione delle imprese e soprattutto che cosa? Ne mina quella che è la competitività, perché quindi la crisi incoraggia i comportamenti propri di un complesso, consentitemi, di attori o anche social insider di elevato stato sociale che sono perfettamente inseriti nel loro mondo di relazioni e che all'anno altrui realizzano un arricchimento personale con condotte affaristiche e professionali eticamente scorrette o anche apertamente delittuose. E in questo caso di notazioni di fattispecie penali esiste anche una relazione stretta tra il reato e l'attività professionale di autore, poiché le leggi, vedete, le leggi violate sono state a suo tempo emanate per disciplinare quel determinato settore di relazioni nella cosiddetta business comune. Ecco, l'espansione della criminalità dell'economia non è un fenomeno limitato alle organizzazioni nazionali di Stato proprio, ma è lo scenario che vede protagoniste anche quelle di natura transnazionale. E non va dimenticato che gli scenari della competizione economica sono piuttosto complicati e variegati, perché anche paesi che sul piano politico militare sono tradizionali alleati dell'Italia, sul terreno dell'economia sono nostri competitori. Così ogni azienda media e piccola o grande del sistema Italia ha due tipi di competitor, quelli europei, perché ogni paese aspira ad avere il futuro campione europeo, e poi quelli globali. Questo aspetto trova conferma anche in un fattore di cronaca di cui i media non hanno dato risalto. Per esempio, il Foglio del 2 marzo titola: addio all'ideologia e i cyberattacchi sono fatti per i soldi, avete dati, in cui si evidenzia che il 2015, oltre ad aver segnato un nuovo record di attacchi informatici del dominio pubblico in Italia, ha segnato anche una svolta globale all'interno del mondo che ha cambiato non solo la tipologia di attacchi, ma anche e soprattutto i bersagli verso cui sono diretti. Nello scorso anno, secondo anche un rapporto dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, il nostro paese è stato vittima di 1012 crimini informatici gravi, cioè un dato in netta crescita agli 873 del 214, il più alto degli ultimi. Altri vedete che rappresentano una, soprattutto una minima percentuale di quelli che vengono. E lo stesso Claudio ha dichiarato che quelli conteggiati nel rapporto sono la punta dell'iceberg del fenomeno, perché la maggior parte di queste aggressioni non diventano di dominio pubblico, mancando ancora una normativa che rende soprattutto obbligatorio rendere noti, salvo alcuni rispetti regolamenti. Quando quindi al di là vedete della realtà italiana, è un intero mondo soprattutto del avere viso aumentare il numero del ciberattacchi. E a riguardo la rivista del 10 febbraio scorso ha pubblicato un servizio e si è dato una campagna ciberspionaggio in lingua portoghese e brasiliana a resa pubblica che prende di mira le istituzioni finanziarie, oltre ad aziende di telecomunicazioni, manifatturiere, energetiche e media. Quindi è pericoloso. Vedete, sul piano criminale sono state rilevate fraudolenze di soprattutto tendenziali bancarie, dati di pagamento, di identità utili a ottenere un rapido profitto di riciclare con interoperabilità illegali o nei confronti. Io ricordo che i perduranti effetti della crisi degli anni scorsi hanno continuato a condizionare le dinamiche competitive economico-finanziarie e sociali,
lasciando spazi di abilitare le organizzazioni attraverso una proliferazione di fideiussioni tossiche, è cresciuto in modo esponenziale quando lo si è istituzionale e di più importanti utilizzati da parte soprattutto. Allora, vedete, la guerra che gli Stati Uniti temono veramente non è quella contro l'ISIS o i vari focolai di grandi teatri del Medio Oriente, ma gli attacchi informatici che hanno scelto soprattutto i tempi. Per dover di cronaca, oltre ai recenti episodi ad anno di grandi gruppi come la Sony, JP Morgan, Reddit, segnalo l'attacco di database di Sega, cioè giochi online, che ha messo a repentaglio l'identità di dati personali di milioni di persone. Così anche il Ministero della Difesa e le Forze Armate italiane sono stati oggetto lo scorso anno di un virulento attacco alla rete tecnologica su cui viaggiano le nostre informazioni militari. La simmetria tra gli strumenti riconoscenti in possesso dei cibercriminali o quelli di chi si deve difendere o proposto a contrastare questo fenomeno rappresenta una delle maggiori difficoltà nell'affrontare soprattutto questo tipo delle società. Per quanto breve esposto in considerazione le zone che ha colpito il nostro paese e generando un impatto di lunga durata sulla struttura, è necessario proteggere, sostenere i nostri sistemi informativi, anche al fine di tutelare e promuovere gli interessi italiani in un contesto in termini di produttività competitiva internazionale a livello comunitario. E in questo quadro, soprattutto, avete letto già, lo ha scritto Corriere della Sera, informazioni, soprattutto io voglio, sto creando con degli amici autorevoli stranieri, mediterranei, una struttura indipendente, senza schieramento politico, che presieda la salvaguardia della nostra identità di Stato e metta le aziende nelle condizioni di competere ad armi pari con competitor che oggi giocano sullo scacchiere internazionale mediante strumenti più innovativi che la tecnologia mette a disposizione. Io ritengo che questa iniziativa in NASA per essere vuol dire anche Ital Council of National Security, cioè l'Associazione per la Sicurezza Quotidiana, e si ispira a questa esperienza che ho a Washington del Center for Health, un membro, un'organizzazione indipendente, senza schieramento politico o con un perfetto equilibrio di integrazione rispetto ai servizi di governativi statunitensi. Amici, approfittando per questo bel incontro che non posso dimenticare questa sera, questo è un progetto che si è determinato a promuovere e un forte integrazione virtuale operativa, con il concorso di qualificati docenti, specialisti, analisti e ricercatori, non limitata a quelle che sono le consuete pratiche di sicurezza civile, ma soprattutto, che cosa? Inserita in una visione strategica che utilizza lo spazio virtuale in maniera proattiva, non solo per difenderci, ma soprattutto per acquisire che cosa? Consentire per acquisire vantaggi e per anticipare le minacce. Vedete, come voi ben sapete, io ho terminato, io sono gli amici che fanno un sorriso, l'attore, il nostro amico Stefano, io frequento la Cina da molti anni, il signor Università di Pechino, che è politica internazionale, la facoltà di scienze politiche, tante cose. E ho imparato una cosa. Arte confusa, che soprattutto la forza, la realizzazione fiorisce nel giardino della pazienza, della costanza e delle realizzazioni. Questo è il motto. Grazie per l'attenzione. Dei valori e noi deliberiamo di riportarci a casa, diciamo, questa consapevolezza in più. Sapevamo che la crescita di un'economia, di un sistema paese,
derivasse per esempio dalla ricchezza delle risorse del sottosuolo. Poi abbiamo compreso anche dagli accessi ai grandi giacimenti, per esempio il mare. Poi abbiamo compreso con Acemoglu e Robinson, con quella bella pubblicazione che in Italia è stata curata dal Saggiatore, che le nazioni prosperano se c'è un diritto di qualità. Oggi abbiamo aggiunto che i servizi di intelligence sono una risorsa assolutamente necessaria, perché consentono sicurezza nello scacchiere geopolitico e fa in modo che l'interesse nazionale sia tutelato. Io voglio ringraziare davvero Valori per questa sua attività intellettuale, accademica, ma anche post-accademica che continua a coltivare. E poi voglio anticipare a questa bella platea, alla quale rivolgo tutto il mio ringraziamento, che il 5 e 6 aprile, sempre su questo profilo di approfondimento internazionale, ma non solo, sarà con noi l'ambasciatore americano in Italia. Ci saranno due incontri importanti con tutti gli imprenditori abruzzesi che operano in America, una giornata da trascorrere grosso modo all'Aquila ed una giornata tra Pescara e il Chietino. Io ho riservato anche un pezzo della giornata del 6 di aprile ad incontrare il management pubblico, poiché dobbiamo riconcepire i processi autorizzativi. Grazie ancora a tutti, una grande stretta di mano.